Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo una ricetta un po' particolare. Si tratta di un pane a forma di rosa. Poi, siccome a me è avanzata anche un po' di pasta, diciamo che ho aggiunto una piccola sorpresa che vedrete poi nel corso del video. Adesso andiamo subito a vedere come si realizza questo pane. Per realizzare questa ricetta avrete bisogno di 200 g di farina, 14 g di lievito madre, acqua tiepida che io ho già messo in questo pentolino e poi ovviamente il rosmarino per aromatizzare. Quindi cominciamo subito e versiamo il lievito all'interno della terrina. Poi aggiungiamo i 200 g di farina. Mescoliamo la farina con il lievito madre. Una volta che avrete mescolato lievito e farina, bisogna aggiungere gradatamente l'acqua tiepida. Mi raccomando, gradatamente. Ne aggiungete un pochino e girate il vostro impasto. Dovrete ottenere alla fine un impasto morbido, ma non troppo morbido, perché comunque questo sarà sì l'impasto base, ma sarà anche quello che poi andremo ad impastare. Quindi, a differenza di altre ricette, non c'è il panetto lievitato, ma c'è direttamente tutto l'impasto che andrà poi lievitato e poi subito lavorato. Quindi l'impasto che dovrete ottenere dovrà già avere una consistenza abbastanza solida, anche se non troppo, perché poi comunque un pochino verrà impastato. L'impasto è pronto e dovrete lasciarlo lievitare almeno un'ora. Adesso dobbiamo impastare aggiungendo farina, ancora un pochino d'acqua tiepida e il sale. E vedete come si impasta bene. A questo punto aggiungiamo ancora un pochino d'acqua tiepida. Non troppa, mi raccomando, altrimenti poi diventa troppo fluido. Possiamo aggiungere il sale, un cucchiaino di sale. A questo punto possiamo aggiungere il rosmarino, qui a seconda della vostra preferenza. Io non lo voglio fare troppo forte, quindi ne aggiungo una manciata. Quindi che sia appena profumato il rosmarino, ma non troppo. Continuate ad impastare in questo modo prima di mettere tutto il vostro impasto sulla carta forno e impastarlo poi a mano. Io preferisco solitamente impastarlo prima qua dentro e poi, quando è abbastanza compatto, metterlo sulla carta forno e continuare l'impasto a mano. Continuate ad impastare. Aggiungete farina finché l'impasto si potrà lavorare a mano. Potete trasferire l'impasto sulla vostra carta forno perché vedete che è abbastanza solido e potete continuare la lavorazione a mano. È molto morbido, quindi dovrete lavorarlo molto bene. Per impastarlo meglio, ovviamente aggiungete della farina e io vi consiglio di fare questo movimento, quindi dal basso verso il centro, in modo da lavorare bene la vostra pasta e renderla il più possibile morbida. Fate sempre questo movimento di andare verso il centro. Continuate ad impastare. Come vedete, l'impasto è molto morbido, quindi potete cominciare la lavorazione del vostro pane. Tagliamo un pezzettino di pane, stacchiamo proprio un pezzettino, una pallina in questo, di queste dimensioni, e la lasciamo da parte perché poi faremo un altro lavoro. Adesso non ci resta che fare il nostro fiore, la nostra rosa. Per realizzarla dovremo stendere questo impasto con il mattarello, un po' come si fa quando volete fare la pizza. Stendiamo
stendete la pasta fino ad ottenere un cerchio non troppo sottile, ma neanche troppo spesso. Quando avrete ottenuto la vostra base di pasta, dovrete arrotolarlo. Quindi vi mettete nella posizione in cui siete più comodi e cominciate ad arrotolare il pane. Fate proprio un rotolo in questo modo. Ovviamente fate attenzione che non si stacchi. È un buon consiglio aggiungere sotto della farina in modo che il lavoro venga semplificato il più possibile. Se per caso vi accorgete che sotto non è abbastanza, diciamo, staccato dalla carta forno, aggiungete un pochino di farina mentre arrotolate e otterrete una cosa di questo genere. Adesso non vi resta che prendere il vostro tegame, questo, e fare questo lavoro, tagliare a fette il vostro rotolo, così, e lo aggiungete nel tegame. Potete partire dal centro oppure dai lati, io preferisco partire dai lati, in questo modo. Tagliate tutte le fette così. Ovviamente, siccome dovrà lievitare ancora, lasciate un pochino di spazio tra una fetta e l'altra. Una volta sistemate le vostre fette con un po' di distanza tra una e l'altra, perché poi dovrà lievitare, lo lasciate riposare e lo coprite con un coperchio. Intanto che lievita, vi faccio vedere come si fa invece un fiore di pane che va subito cotto in forno senza lievitazione. Mentre il nostro pane a rosa lievita, io vi faccio vedere come realizzare un fiore con tanto di gambo e foglie con il pane. Questo è lo stesso impasto che abbiamo usato per la nostra rosa di pane. Quindi a questo punto dovrete realizzare i petali e il gambo, con le foglie ovviamente. Quindi per il gambo vi basterà staccare un pezzettino di pane, così, di impasto, con un pochino di farina e formare un gambo. Quindi in questo modo lo lavorate con le mani così fino ad ottenere una lunghezza più o meno di questo genere e poi lo andrete ad appiattire leggermente così. Avrete ottenuto il gambo del vostro fiore. Facciamo la foglia. Per realizzare la foglia dovrete utilizzare il mattarello per stendere il pezzettino di pasta. Adesso che avrete ottenuto questo cerchio di pasta, dovrete disegnare la foglia. Quindi vi aiutate con un coltello appuntito e disegnate la foglia. Disegnate la foglia in questo modo. Fate un triangolo così. Tagliate i lati e otterrete una cosa di questo genere. A questo punto con le dita andrete ad arrotondare leggermente la punta in modo da ottenere una cosa di questo tipo. Andate a tagliare la parte alta in questo modo e a questo punto la modellate con le mani in modo da ottenere una cosa di questo genere, una cosa così. La andrete a posizionare nel vostro gambo in questo modo. La attaccate ovviamente al vostro gambo. Poi dopo faremo tutti i decori. Adesso dobbiamo fare le roselline. Vediamo subito come si fanno.
dovete stendere la pasta con il mattarello. Una volta stesa la pasta dovrete tagliare delle strisce, non troppo sottili, diciamo di questa dimensione. Quindi tagliate la prima, tagliate la seconda, arrotolare la pasta su se stessa in questa maniera. E a questo punto avete ottenuto la vostra rosa e la andate a posizionare ovviamente sul gambo. A questo punto vi faccio vedere ancora l'ultimo, quindi dovete prendere la parte finale e arrotolarla in questo modo, in modo da ottenere una cosa di questo genere, e la andate a posizionare nell'ultimo spazio rimasto. Avrete ottenuto un fiore di questo genere. Quindi potrete andare con il bordo di una forchetta a modificare il vostro gambo in modo da appiattirlo in questo modo. Dopodiché con la punta del coltello disegnate l'intarsio della foglia. Quindi fate una righetta al centro e poi appena appena i segni dell'intarsio. Questo è quello che avrete ottenuto. A questo punto si inforna a 180 gradi fino a doratura e cottura. Questo è il risultato della nostra rosa, del nostro fiore di pane. Adesso che è lievitato a sufficienza, lo potete infornare a 180 gradi, diciamo per i primi 20 minuti, e poi alzare leggermente a 200 gradi fino a completa cottura. Ecco, questo è il risultato della nostra rosa di pane. Buon appetito ragazzi e alla prossima!